Ora con lo scotch di carta procediamo a tracciare due quadrati a terra per fare due lavori separati. Questo è il nostro quadrato e adesso ci mettiamo a lavorare. Abbiamo praticamente infinite possibilità di combinazioni di lavoro con i piedi, anche soltanto lavorando con un quadrato. Quindi possiamo lavorare per avanti, sugli spostamenti laterali, fino ad arrivare poi a delle soluzioni più complesse, con dei cambi di fronte e anche spostamenti su più quadrati, partendo anche in condizioni diverse da quella dei piedi, per esempio nella posizione di affondo. Non è molto importante quale andatura si scelga all'interno della scaletta, importante è lavorare sempre bene coi piedi, cercando di essere più veloci possibili e coordinati sia con la parte alta del corpo sia con la parte bassa, quindi muovendo anche bene le braccia e cercando di rimanere composti col busto.